Abbiamo con noi Andrea Cecchi. Cecchi, che è un nome storico nella viticoltura toscana. Cecchi vuol dire Chianti, Chianti classico, ma non solo. Un'azienda storica come Cecchi cosa presenta al Vinitaly? Beh, non tutti gli anni non possiamo avere novità, però noi quest'anno abbiamo una grandissima novità, ma non è la vendemmia, non è un'etichetta nuova, è che quest'anno compiamo 120 anni. E questa è la nostra veramente grande novità, e abbiamo dei progetti molto particolari che poi piano piano verranno fuori anche dalla cantina. Abbiamo presentato del resto ieri al nostro evento un vermentino che viene dalla Maremma, è un'interpretazione della zona, una bella interpretazione della zona in bianco. Ovviamente la Maremma è conosciuta per il nostro Morellino, ma anche il vermentino dà questa grande mineralità che è fantastica, quindi ci piace veramente lottare per ottenere il meglio da questo grande vitigno. L'anno scorso abbiamo presentato i nostri vini dell'Umbria, una regione stupenda, verde, fantastica, e quest'anno abbiamo deciso di fare eventi che ci aiutano a distribuire ancora meglio i nostri vini non solo in Italia ma all'estero. Quindi dal cuore rosso del Chianti siete passati al bianco della Vernaccia di San Gimignano e adesso al bianco del Vermentino della Maremma. E perché no? Noi siamo un'azienda trasversale, abbiamo un grandissimo team, ci piace veramente lavorare, essere positivi, e i risultati arrivano anche in questi momenti un po' particolari. Bene, grazie allora ad Andrea Cecchi.